Fra le strutture più colpite dal forte vento dei giorni scorsi c'è stato sicuramente il centro sportivo SOMS di San Mauro a Signa, che ha visto scoperchiati due dei suoi impianti, i cosiddetti palloni, uno polivalente e l'altro per il tennis. Il vento però non ha abbattuto la storica società di San Mauro. Venerdì 13 alle 17 una delegazione della società guidata dal presidente Mario Rossini e un gruppo di bambini saranno ospiti di un'edizione straordinaria di prove tecniche di trasmissione. Mi raccomando, soprattutto questa volta, non mancate.